Ben trovati con le ricette del nostro amico chef Angelo Madonna. Oggi Angelo, dalla cucina di casa sua, ci presenta il pasticcio di pasta con i formaggi. Seguiamolo insieme. Ciao Furio, eccomi in cucina. Oggi facciamo il pasticcio di pasta ai formaggi. Andiamo agli ingredienti. Allora, abbiamo la pasta che l'ho cotta non del tutto, quindi l'ho scolata 2 minuti prima della cottura. Andremo a mettere un cucchiaino di parmigiano, mettiamo del formaggio morbido all'interno, quanto basta. Abbiamo della mozzarella per pizza tagliata a cubetti e mettiamo 2 cucchiaini di parmigiano per fare da contrasto al pecorino, altrimenti viene molto forte. Poi mettiamo un po' di besciamella, circa 30-40 grammi. E sopra mettiamo un po' di pan grattato per farlo gratinare. Quindi prendiamo una bacinella, mettiamo la pasta all'interno, direi anche tutta. Mettiamo la besciamella. E quindi la mescoliamo. Allora, vediamo un po'. Perfetto. Quindi a questo punto mettiamo un cucchiaino di pecorino, 2 di parmigiano, mettiamo il formaggio a cubetti. E mettiamo la mozzarella, anche qui 2 cucchiaini. Quindi andiamo a mescolare. Perfetto, quindi andiamo a imburrare. E mettiamo del pan grattato, facciamo in modo che va anche nei bordi. Perfetto, e andiamo a riempire la cocottina. Eccola, aggiungiamo all'interno. Bene così. Quindi sopra mettiamo un po' di formaggio e un po' di pan grattato. A questo punto lo mettiamo dentro al forno più o meno 10 minuti a 180 gradi, ma noi ce l'abbiamo già una pronta per motivo di tempo, e questo è il risultato finale. Ecco il pasticcio di pasta ai formaggi. Grazie, bye bye, ciao a tutti. Grazie Angelo per averci presentato questa squisita ricetta. Voi continuate a seguirci perché noi ci vediamo in cucina con Angelo Madonna fra 7 giorni. Bye bye.